Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo nuovamente tornati con i Cavalieri dello Zodiaco, Soldier Soul o Saint Seiya, come volete chiamarli, insomma. Ragazzi, siamo arrivati all'episodio 2-7. Ricordo sempre che è il capitolo di Asgard. Allora, siamo nel tempio del Valhalla e abbiamo come nemico Midzar e useremo Andromeda. Quindi andiamo subito a vedere come prosegue la storia. Pegasus e compagni si diressero separatamente verso il tempio del Valhalla. Il primo a giungere a destinazione fu Andromeda, ma qui fronteggia il cavaliere divino che aveva sconfitto Toro e attaccato Lady Isabel in Giappone, Midzar. Non è da tutti arrivare fin qui, mi congratulo con te Andromeda. Se non sbaglio, in Giappone hai già avuto modo di apprezzare la mia forza. Sparisci subito da qui se ci tieni alla vita. Spiacente, me ne andrò solo dopo averti battuto. Ah, fai pure il gradasso finché puoi. Ok ragazzi, allora eccoci qui nello scontro contro Midzar. Abbiamo le sfide: segui una combo da 10 colpi. Questo è un po' difficile. Finisci con una mossa speciale, questa è già più fattibile. Lui c'ha la rigenerazione cosmo del 10%, come tutti, insomma. Che ragazzi, andiamo subito a vedere come va questa prima sfida contro Midzar. Qua ragazzi, subito devo fare attenzione. Ah, ho provato a fargli subito ragazzi la presa per iniziare la combo, ma c'è stato nulla da fare. Qua vediamo se riesco a fargli una bella combo qua. Qui sono due le combo. Qua 3, 4. Devo farle da 10. No, 3, 4, 5. Proviamo qua. 4 colpi ragazzi al massimo. Andiamo qua. Vediamo, attenzione ragazzi, forse ci riesco. 9. No ragazzi, 9 colpi soltanto. 9 colpi soltanto. E vediamo qua, l'ho colpito in pieno. E ancora catena di Andromeda. E l'ho sconfitto. Ragazzi, sono arrivato a 9 combo. Per una non ho fatto la sfida. Io ho avuto già il grado S, però non sono riuscito a fare la sfida ragazzi. Allora vedi, finisce con la mossa speciale, l'ho fatta. Ora devo provare a fare la prima sfida, che è quella dei 10 colpi. Ok, vediamo come prosegue la storia. Non è affatto come quella volta in Giappone. La mia catena non riesce a rilevare Midzar. Andromeda non l'hai ancora capito? Questo gelo. Sì, il mio cosmo congelante ha inglobato tutto. Supera di gran lunga il tuo patetico cosmo. Ecco perché la tua catena risulta depotenziata. La mia catena si sta congelando. Che sia opera di Midzar? Te l'ho appena detto. Presto quella catena non servirà neppure a fare il salto della corda. Bella questa battuta. All'aumentare del mio cosmo, questo gelo si farà sempre più intenso, specialmente tra le mura di questo spazio intimo, per così dire. E dopo la catena sarete a subire la morsa del mio potere congelante. Ecco qua ragazzi, che Andromeda è caduta a terra. La mia catena non ha alcun effetto. Cosa posso fare? Andromeda, basta così poco per farti desistere? Fratello, abbi fiducia in te e nulla sarà impossibile. Brucia il tuo cosmo, io sono con te. Dobbiamo realizzare il sogno che Mime ci ha affidato. Cosa intendi fare, Andromeda? Ragazzi, si è tolto pure l'armatura, un pazzo. Non volevo arrivare a questo, ma... Ah, vuole bruciare il suo cosmo. Devo sprigionare il mio vero potere per batterti. E per tenere fede alle promesse che ho fatto a mio fratello Pegasus e ai miei compagni. No, il gelo che per me a questa sala viene spazzato via dalle rapide correnti generate da Andromeda. Adesso combatteremo ad armi pari. Ok ragazzi, allora ora sto anche senza armatura e devo fare una combo da 10 colpi in questo stato. Speriamo di farcela. Che vediamo come va comunque il secondo duello. Qua ragazzi, dovrei subito attaccarlo.
No, ho sbagliato. Subito qua. 6 colpi, attenzione. Attenzione che forse ce la faccio. Andiamo, sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Combo da più di 10 colpi. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ora sono molto più tranquillo. Andiamo qua. Ragazzi, senza armatura, ma con il cosmo praticamente che brucia Andromeda, è una potenza. Ragazzi, mi ha colpito. Pensavo che con la Nebulosa non arrivasse fino a me, invece sì. Mamma mia, ragazzi, è potentissimo Andromeda. Ragazzi, Andromeda è veramente fenomenale. Mamma mia, ragazzi, è potentissimo. Vorrei usare la BB, la mossa proprio finale, per battere Mizar. Forse pretendo un po' troppo, però ragazzi, ci provo. No, me l'ha fatta lui la mossa speciale. Furia dei mari polari, ghiaccio eterno di Asgard. Bella la mossa comunque. Queste zone così alti riceveranno la tua rovina. Ragazzi, mi ha tolto un bel po' di energia. Ora però tocca a me, mio caro. Onda di tuono, subito. No, me l'ha schivata. Cioè, ho aspettato tutto questo per poi farmi schivare. Vaffanculo. E allora KO subito. Potevo batterlo molto prima, ho voluto strafare, ma non ce l'ho fatta, ragazzi, a fare la mossa finale, la BB. Ok, in questo caso ho preso il grado B, però solo per la fine. E ho finito le due sfide. Ecco qua, ragazzi, tutte e due le sfide completate. Vediamo come finisce la storia. Esplodio Cosmo, tempesta della nebulosa. La corrente si trasforma in una tempesta. Prende sempre più vigore, è incontenibile. Ah ah ah, wa. Ragazzi, sentite lui poi. Perdonami, Lady Hilda. Gloria alla nostra patria, Asgard. Fratello, ho sconfitto Mizar da solo. Questo è lo zaffiro di Odino di Mizar. Andromeda, Tisifone, non pensare a me, ora vai, parleremo in seguito. Non lo permetterò. Chi è? Ragazzi, non capisco che succede. Cioè, Tisifone è stata abbattuta da... Anche Andromeda è caduto, ragazzi, qualcuno le ha colpiti. Che sta succedendo? Ok, ragazzi, questo episodio è finito con un bel po' di suspense, perché non sappiamo quello che succede, che vedremo nel prossimo episodio, nel quale andremo a combattere contro Alcor, che sarà, presumo, quindi un altro cavaliere di Odino. E ragazzi, attenzione, con Tisifone, quindi new entry in tutto il gioco è Tisifone. Ok, ragazzi, allora io, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Sopra nelle schede vi lascio la playlist, o anche sul mio canale, ragazzi, se volete trovate la playlist dei Cavalieri dello Zodiaco con tutti gli episodi che ho fatto fino ad oggi, quindi partendo dal Cavaliere del Toro nella prima serie, quella del santuario, fino ad oggi. Quindi ragazzi, guardate sempre le playlist che ho sul canale, perché di tutti i giochi principali che ho portato ho fatto le playlist. Che ragazzi, come sempre, mi raccomando, vi invito a lasciare un like se il gioco, la saga vi sta piacendo. Se volete commentate, se avete qualcosa da dire, condividete il video. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale, suggerite agli amici, così mi aiutate a farmi conoscere e a far conoscere questa saga, insomma, le serie che porto. E qui da Angelo Nero 83 è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!